agli inizi del formativo del Barça, Sì. proprio quelli proprio amatoriali, diciamo, quelli che devono. Sei bambini, diciamo, di questa Barça scuola sono entrati nella prima fase della formazione del Barça. Ah, ecco. Sono stati scelti per entrare dentro proprio dentro della formazione del Barça, cioè pratica del Benjamin C. Ho capito, ho capito, ho capito. Barça Escola, Barça Academy in inglese, che ovviamente apre Basta Academy, sì, sì, quella i suoi che campi estivi e campi che ci saranno anche in Italia, non ci sì, ci dimentichiamo. sono anche in Italia. Ce n'è uno a Roma, per esempio, Sì. proprio qua vicino. Ce ne sarà uno a Roma. Eh sì. È un ottimo modo per Proprio. avvicinarsi ancora di più, per Certo. far avvicinare, anche perché i bambini a quell'età, 7-8 anni, li devi vedere da vicino, in modo per tenere ancora più sotto controllo i giovani, proprio piccolini. Sì, sì, Infatti, e questi sei sono stati scelti per entrare dentro beati loro. sì. No, vabbè, la Esattamente. notizia così per. Esattamente. Allora, Coppa America? No, Coppa America, diciamo anche me. Vabbè, io non ho visto la partita perché era troppo tardi, diciamo, non sono riuscita a stare sveglia sia le 2 di notte. E oltre, anche a me è dispiaciuto perché poi ho rivisto gli analisti, diciamo che, come dicono tutti, ha giocato bene l'Argentina, solo che vabbè, nel calcio c'è anche la sfiga, quindi poi vabbè, sì. Mi ha detto che ci sono stati anche tocchi arbitrali, perché dicevano che c'erano stati tocchi arbitrali, giusto? Dire Si proprio può di sì, dire. eh? Dire proprio di sì, dire proprio di sì. Peccato perché poteva essere poteva avvicinarsi, diciamo, la finale per l'Argentina, diciamo che. Ci sarebbe, però niente, pazienza. Però diciamo che il Perù non è che abbia fatto il Perù con l'Uruguay non è che abbia fatto questa grande partita, anzi, ha spostato diciamo più l'Uruguay che non il Perù, diciamo, per miracolo, diciamo, è andato in finale forse. Giussi, che pensi della finale Brasile-Perù? Ecco. Ma che dire, allora, per me, vedendo la partita Brasile-Argentina, vedendo solo quella partita, l'Argentina avrebbe meritato di essere in finale. Adesso non perché siamo di parte Messi, però dobbiamo ammettere che comunque il Brasile non ha creato nulla, ha tirato in porta soltanto 2 volte e ha fatto 2 gol. L'Argentina invece ha avuto tante occasioni, ha preso un palo, ha preso una traversa, un rigore per me nettissimo, non dato. Le occasioni purtroppo ce le ha avute e vedendo questa partita avrebbe meritato l'Argentina. Se poi vediamo tutto il. Oddio, che è successo? Aspetta. Che è partito? Pietro, che è partito? Era partito un sito. Un sito. Pubblicità, vai, Giussi. Vedendo Vai, tutto il scusate. percorso dell'Argentina in Coppa America, allora ti avrei detto no, la finale la merita il Brasile perché comunque è stata la squadra che ha giocato meglio, che ha convinto di più, perché purtroppo l'Argentina ha avuto un percorso molto difficile dove non ha convinto pienamente, ha avuto difficoltà nel trovare la formazione giusta, difficoltà nel trovare gli uomini giusti e infatti praticamente la partita col Brasile è stata la prima volta che Scaloni ha ripetuto la stessa formazione in 13 partite che lui ha allenato con l'Argentina e questo
praticamente un dato molto significativo, perché significa che l'Argentina non riesce a trovare la quadratura per poter andare avanti. Contro il Brasile bene o male l'hanno trovata, però il problema qual è? È che hanno una difesa molto debole. Il Brasile, quando prendeva palla e ripartiva, dava sempre la sensazione di poter segnare, perché alcune volte commettono degli errori di concentrazione i difensori dell'Argentina, che sono clamorosi, e purtroppo a questi livelli li paghi. Per quanto riguarda il Perù, io sono assolutamente, diciamo, sconvolta dal passaggio in finale. Non me lo aspettavo, io pensavo che il Cile avesse vinto, perché non l'ho vista la partita, non era proprio di tale interesse, perché comunque si è giocata anche questa alle 2:30. Per Leo il sacrificio l'ho fatto di andare a dormire alle 5 del mattino, ma per Cile Perù no. E quando ho visto il risultato 3-0, ho visto anche gli highlights, con una partita che comunque è stata anche abbastanza dominata dal Perù, ci sono rimasta. Io avevo visto la partita con l'Uruguay e devo dirti la verità, il Perù mi era sembrato davvero poca cosa. Tecnicamente mi sono sembrati molto, non vorrei dire scarsi perché mi sembra brutto, però un po' più deboli a livello tecnico, tant'è che loro hanno giocato per arrivare ai calci di rigore, perché in Coppa America dopo i 90 minuti non c'erano i supplementari, si andava direttamente ai rigori, e loro lì volevano andare perché sapevano che solo così avrebbero avuto occasioni. Poi in quella partita l'Uruguay è stato anche un po' sfortunato, che ha sbagliato un gol a porta vuota con Cavani, clamoroso, ha segnato se non sbaglio 3 volte, ma per 3 volte è stato annullato per posizione in rigore di fuorigioco, quindi è stata una partita molto a senso unico ed è stata molto sfortunata l'Uruguay. Poi è arrivato il calcio di rigore, sono arrivati e a quello a sbagliare è stato proprio il nostro giocatore Suarez, e apro e chiudo una parentesi, Max, è il karma, perché Suarez decide di operarsi durante la stagione del Barça, con la stagione del Barça che ancora non è finita, dimenticandosi di una finale di Coppa per essere pronto per la Coppa America, ed è lui che sbaglia il rigore decisivo e la sua nazionale viene eliminata. Cioè un po' il karma, tu pensi alla nazionale, non pensi al Barça, sei tu quello che fa eliminare la nazionale. Adesso per la finale Brasile-Perù io non so cosa aspettarmi, sinceramente. A livello, diciamo, se vediamo la forza delle due squadre e se vediamo soprattutto che queste le squadre si sono già incontrate nella fase a gironi ed è finita 5-0 per il Brasile, ti dico che per me sarà una vittoria abbastanza agevole del Brasile, che è in casa, che può vincere finalmente un trofeo dopo tanti anni. Però con questo Perù io alzo le mani, magari ci fa questo regalo e sorprende un pochettino e porta a casa un trofeo che non so se l'hanno mai vinto, però penso sia sarebbe un qualcosa di storico. Sono d'accordo con Giussi, a sto punto se lo merita pure il Perù di vincere questa Coppa America. Per chiudere do qualche informazione che Pietro ci aveva accennato sulla Barça Academy, la Barça Escola. A Roma comincerà dal 7 al 12 luglio, è sold out e sarà al Salaria Sport and Village, che proprio, guardate, proprio non lontanissimo dalla Peña, un po' più fuori verso sulla Salaria, verso la dove passa il treno che va all'aeroporto a Sette Bagni. È molto famoso il Salaria Sport and Village, è molto attrezzato come centro sportivo, sold out dal 7 al 12 luglio. E Giussi, ci sarà in contemporanea anche a Napoli. Nella stessa date, 7-12 di luglio, in questo caso però non è sold out, e il centro sportivo è a Via Carafa, Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, il centro sportivo San Michele. Questo è a Napoli. Io purtroppo sono un po' fuori età, altrimenti ci sarei andata di corsa. Lo sai che sono anche sold out, a parte Roma, sì, ma anche a Basiglio qua a Milano, a Chieri,
a Cagliari, a Livigne. Chieri è stato fatto dal 9 al 6 giugno, Basiligno, Milano dal 16 giugno al 21 giugno, sì, Cagliari, Livigno, adesso c'è Bari, si chiude Bari, poi dopo Roma e Napoli, Tavarnelle Val di Pesa, dove starà Tavarnelle? Castelnuovo del Garda. Dove starà questo posto? Io non lo so dove stia. E poi quelle future, Castelnuovo del Garda, ovviamente in provincia di Verona, San Marino in pieno luglio e l'ultimo a Bressanone, Varna, Bressanone a fine luglio. Vabbè, ecco, qui ci sono le mappette, Camp San Marino. Questo qui, Val di Pesa e Firenze in Toscana, Castelnuovo del Garda e poi che il Bressanone ovviamente è su, che cos'è quello? Fammi vedere che io qui, vediamo un po' questo qui su, Bressanone, certo, Bressanone è Bolzano, cioè l'Alto Bolzano, Adige, sì, e poi Livigno ovviamente invece è Trentino. E poi vabbè, quelli che ha detto vicino, quello vicino a Torino, a Chieri e quello vicino Milano, il Basilio Milano. Bene, 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 bene. Va bene, Pietro, buonanotte, ci sentiamo la settimana prossima, un forte abbraccio. Noi ci vediamo sabato qui a Roma. Sabato mattina, se arrivo. Esattamente, pronto per la paella, qui alla Peña Blanca a Roma. A Oia. Va bene, ciao Pietro, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao Pietro. Ciao. Allora Giussi, per conclusione, la facciamo tardi questa sera, la raffica, ma chi ci ascolta la può... tanto sentire in ecco, se le urla non le senti, ma le mandiamo alla regia, le urla il sottofondo, e le potrà sentire in podcast ovviamente, e quindi io ti lascio la parola e ci racconti questa raffica del calciomercato che riguarda il Barça, ovviamente tutti piccoli, grandi, i temi che insomma non abbiamo affrontato oggi, i grandi temi erano come al solito Sodelite, Griezmann e Monimar. Vai Giussi. Sì, allora partiamo dal mercato in uscita. Allora, praticamente negli ultimi giorni era circolata una voce un po' strana, cioè Carnevali, che è il DS del Sassuolo, aveva dichiarato che Boateng sarebbe stato riscattato dal Barça. Lì, diciamo, il mondo blaugrana è rimasto un po' basito, perché nessuno si aspettava questa notizia. Boateng non sarà riscattato dal Barça, è tornato al Sassuolo, probabilmente andrà via, ma adesso sinceramente a noi di Boateng non importa proprio più. Lui ha anche scritto nelle reti sui social un bel messaggio d'addio al Barça, tra l'altro scritto anche in catalano, però non sarà riscattato, quindi pericolo scampato. Murillo è tornato al Valencia, il 30 giugno è scaduto il suo prestito ed è tornato al Valencia dopo solo 4 partite disputate. Douglas Pereira, il nostro grandissimo eroe che ha vinto il triplete giocando soltanto 8 partite in 5 anni, anche lui ha abbandonato il club svincolato, il 30 giugno è scaduto il contratto, così come Vermeulen, che purtroppo da noi non è riuscito a rendere quanto avrebbe potuto via tanti infortuni, il 30 giugno è scaduto il contratto e attualmente svincolato. Per quanto riguarda i giocatori che attualmente sono in rosa e potrebbero andare via, Palencia, il Barcellona inizialmente un mese fa ho raccontato che chiedeva addirittura 10 milioni per cederlo, poi ci sono stati degli incontri con Arturo Canales, che è il suo agente, così come l'agente di Piqué, di Umtiti, e si è abbassata, diciamo, questa richiesta a 6 milioni. In realtà il giocatore dovrebbe andare al Saint-Étienne per 2-3 milioni, quindi addirittura il Barcellona ci guadagna davvero davvero poco. Per quanto riguarda Semedo, il Barcellona non vorrebbe cederlo, l'abbiamo detto anche prima, però le voci di un suo inserimento nella trattativa per Griezmann sono sempre più insistenti, sono sempre di più i giornalisti che sostengono che sia praticamente fatta per il portoghese agli ordini di Simeone, che spinge fortemente per averlo, e Griezmann al Barcellona. Vedremo se nei prossimi giorni cosa accadrà. Capitolo Dembélé, in questi giorni ci sono state tante voci
chi lo voleva in procinto di passare al PSG nell'affare Neymar, chi addirittura parla di Bayern Monaco, in Francia addirittura si sono portati molto avanti affermando di una, di un'offerta di 70 milioni, di un incontro col giocatore. In realtà il club tedesco attraverso Sky